Allora, intanto voglio ringraziare il Comune che ci ha invitati a far parte di questo progetto. Poi voglio ringraziare l'architetto Laura Biancalana che ha, supportato i ragazzi nella fase progettuale. Ringraziare la falegnameria Bertinelli, il mitico Fulvio che non lo so se è arrivato e Anna che li hanno seguiti nella fase di realizzazione e della rigenerazione. E poi ovviamente tutti i ragazzi che hanno saputo fare squadra intorno a questo progetto, hanno lavorato tutti insieme e hanno gestito quello che poi voi vedrete in maniera, dopo la prima fase di indicazione, in maniera quasi autonoma, perché hanno assorbito tutto quello che gli è stato dato sotto forma di input in una fase poi di realizzazione vera e propria. Io penso che ho ringraziato tutti, se dimentico qualcuno mi scuso anticipatamente. Grazie, grazie mille. Dal momento dell'inaugurazione, che è avvenuta il 17 dicembre, abbiamo ospitato una serie di iniziative, spettacoli, laboratori, conferenze, presentazioni, e hanno quindi orbitato all'interno di questo spazio molte realtà. Abbiamo cercato di fare una lista invitando tutti e quindi in modo cronologico inviterò ad intervenire tutte le persone che hanno collaborato con noi e raccontarci chi sono e che cosa è consistita l'esperienza di collaborazione. Allora, il primo che abbiamo ospitato e che a breve ospiteremo è Massimiliano Trevisan Co-Sharper, perché il 29 settembre 2017, quando lo spazio era ancora completamente vuoto, abbiamo aperto le porte per la notte europea dei ricercatori. Quindi lascio la parola a Massimiliano che ce lo racconta meglio. Grazie. Buonasera, grazie per averci davvero spalancato le porte, perché in effetti quello che è accaduto è tutto questo. Io sono Massimiliano Trevisan, lavoro con Psiquadro, che è il coordinatore di Sharper, che è una grande notte di ricercatori che si svolge in 12 città italiane e che coordiniamo noi qui da Perugia, e che quindi a Perugia abbiamo sempre puntato a fare una grande vetrina di questo evento. E come proprio cifra stilistica dell'evento, noi non vogliamo fare un evento con 2000 gazebi come molte notti di ricercatori sono, ma vogliamo usare, forse una parola un po' brutta, ma usare la città per come è fatta nei suoi luoghi, nei suoi spazi. Ogni città ha un respiro suo che è fatto dalla forma fisica e dalle persone che abitano. Noi andiamo a caccia di luoghi, sostanzialmente oltre a caccia di ricercatori, per far fare attività andiamo a caccia di luoghi che siano belli, per far stare bene le persone. E l'anno scorso, di questi tempi proprio, quindi anche con un margine molto ridotto, abbiamo trovato queste porte spalancate, grazie a voi che abbiamo ribattezzato immediatamente i fratti, quindi grazie al Comune che ovviamente ha fatto sì che quelle porte restassero spalancate, e ci ha permesso di realizzare un evento molto bello. Questi locali, che ancora non erano così come li vedete adesso, erano completamente spogli, ma erano pieni di idee, e qua la sfida per loro fu in quella notte provare a dire alla gente: guardate, adesso è così, ma tra un po' sarà cos'ha. E penso che questo esperimento ha avuto successo, c'è stato un grandissimo via vai di persone, da bambini, studenti, adulti, le famiglie, che hanno potuto per quella lunga notte intanto probabilmente scoprire un luogo che della propria città non conoscevano e scoprire moltissime idee, perché in effetti quello che mi sembra rimanga di questo posto è veramente un ideario, una esposizione di idee che diventano poi, come dire, fatti di oggetti, persone, così. Quindi ancora grazie perché ci ospiterete quest'anno, 28 settembre, quindi a fine mese, l'ultimo venerdì di questo mese, 28 settembre, la notte di ricercatori. Grazie. Grazie. Il 23 febbraio abbiamo ospitato Udo con la presentazione Gimo. Grazie. Luigi Ricciocco. Sì, grazie mille. Grazie a te. Allora, noi abbiamo fatto una presentazione su GIM, la mobilità alternativa in generale, poiché pensiamo che nella città di Perugia sia una costante e anche una cosa fondamentale, poiché il numero soprattutto di studenti fuori sede pendolari sta aumentando in maniera esponenziale. Basti pensare anche al fatto che alla data di oggi sono arrivate circa 6.000, anche di più, domande per la borsa di studio, e molte di queste provengono da studenti fuori sede.
poiché l'Umbria è una delle poche regioni che, garantendo la totalità delle borse di studio, è diventata un polo attrattivo da questo punto di vista. Noi abbiamo, in quella conferenza abbiamo analizzato tutti i dati su GIMO, che si è rivelato insomma un successo. Anche pochi giorni fa c'è stato un consiglio comunale aperto dove si è discusso molto su questo tema della mobilità, anche perché penso che banalmente in una città come Perugia è molto più semplice muoversi con i mezzi pubblici anche che non con una macchina, anche grazie a un progetto di bici elettriche che stanno portando avanti anche in questi mesi. Quindi io vi ringrazio un sacco per l'opportunità, anche perché la cosa che a noi è piaciuta tantissimo, soprattutto a me che ho partecipato attivamente al progetto sull'analisi di dati, sulla creazione, è stato il fatto che ha partecipato gran parte della popolazione, anche lo studentesca, perché è un tema molto caldo al giorno d'oggi, quindi spero che possiamo collaborare insieme in futuro e grazie ancora. Grazie a te. Officine è diventato un luogo espositivo, infatti le sale erano ricoperte di opere, di fotografie al femminile, e perché appunto Officine d'Arte si è trasformato nello spazio off del Perugia Social Photo Fest. Antonello Tolchetti, ti lascio la parola, grazie. Bene, grazie, io non sarò così bravo come chi mi ha preceduto, perché non mi sono preparato, chiuso il festival, la mia mente diventa altro. Allora, il PSPF è un festival che gestisco dal 2012, è un festival che si occupa di fotografia sociale e terapeutica. È un festival unico a livello non solo italiano per le scelte che noi portiamo avanti, è unico anche a livello internazionale e a livello ovviamente europeo. Ogni anno io cerco di introdurre all'interno di quella che è già la macchina confezione che già funziona del festival delle novità. Noi abbiamo a Perugia uno spazio espositivo straordinario che è il museo di Palazzo Penna, ma è uno, e un po' come chi mi ha preceduto sono d'accordo nell'andare a cercare anche altri spazi per vivere la città. Quest'anno con l'edizione 2018 abbiamo deciso di aprire uno spazio off, quindi uno spazio che fosse in qualche maniera raccontasse un altro tipo di fotografia, non necessariamente rispetto a quelle che sono le tematiche che noi affrontiamo. Abbiamo deciso di dare la curatela a un fotografo, Efrem Raimondi, molto importante, e mi ricordo quando siamo venuti qua a vederlo, lui era estasiato dagli spazi, ma anche un po' preoccupato. Però poi alla fine siamo riusciti a metterci 11 autrici italiane, tutto uno sguardo appunto alla fotografia femminile e solo fotografi italiane. Abbiamo fatto questa decisione, è stato un esperimento, devo dire, importante, con ottimi risultati. Tra le presenze allo spazio off e a quelle del festival abbiamo superato le 6.000 presenze in un mese, quindi insomma devo dire che... Però al di là della bellezza degli spazi, io quando ho incontrato lo spazio fisico mi sono innamorato dei ragazzi, perché hanno un'energia importante, perché è vero che gli spazi sono belli, ma è importante chi li vive, e loro, devo dire, per me era importante fare la mostra qua, sia perché era un posto centrale, sia per sostenere il principio e il progetto di riqualificazione di uno spazio urbano, ma anche per sostenere poi l'attività di questi 7 fanciulli. E quindi speriamo di rivederci nel 2020, perché il festival è biennale. Adesso ci sono 2 anni di pausa. Grazie. Sempre ad aprile, durante la settimana del Festival di Giornalismo, ci siamo trasformati in una postazione redazionale, perché abbiamo invitato la scuola di giornalismo a utilizzare quindi gli spazi di Officine. Lascio la parola a Nicola Michelli, grazie. Buonasera a tutti. Allora, io sono Nicola Michelli, sono un giornalista, sono un ex allievo della scuola radio televisiva di Perugia, oggi ormai da qualche anno giornalista professionista, lavoro alla scuola, attualmente mi occupo di formazione e aggiornamento professionale per i colleghi e aspiranti tali. Siamo arrivati noi alla scuola 2 volte in questi luoghi, siamo venuti la prima volta con alcuni giornalisti praticanti, hanno raccontato
il bel esempio di co-working e di laboratori artigiani che abbiamo trovato. Tra l'altro i prodotti li potete vedere nel nostro sito internet, che è 4colonnenews.it. E poi siamo tornati, come è stato detto poco fa, nell'ambito del Festival del Giornalismo dall'11 al 15 di aprile 2018. Non c'erano sedie, c'erano qua su una distesa di computer, postazioni di montaggio, telecamere, e devo dire che gli ospiti che abbiamo accolto durante il festival, alcuni giornalisti di fama internazionale, accompagnati poi a vedere quello che c'era effettivamente all'interno delle officine Fratti, non solo la nostra redazione, ma appunto chi ripara bici vintage, chi fa bambole di pezza, chi rompicapo, piuttosto che intarsi il legno, sono rimasti tutti molto stupiti. Aggiungo che, perché no, il prossimo anno durante il festival, se tutto va come deve andare, la nostra scuola tornerà qua con la redazione. Complimenti, perché io sono dal 2006 che vivo a Perugia, prima con l'università, poi con la scuola, adesso con la professione, c'era bisogno di un posto come questo, quindi doppiamente bravo. Grazie, grazie. Invece, proseguendo, i mesi estivi si sono caratterizzati da un incontro con l'Auditorium Santa Cecilia, con il quale abbiamo fatto dei laboratori per bambini, sia di ceramica che di sartoria. Ne parla Monica Rossi, grazie. Allora, buonasera, io sono Monica Rossi della Banda dei Primisoli, che ha sede all'Auditorium Santa Cecilia. Siamo proprio qui a fianco, siamo vicini. Noi lo conosciamo bene questo spazio, perché la nostra scuola di musica, la Banda dei Primisoli, è una scuola di musica e associazione culturale. E siamo qui da 30 anni, proprio qui, e da 30 anni cerchiamo di stimolare e far crescere la socializzazione, l'integrazione, e eravamo un po' soli. Siamo contenti che ci siano finalmente degli altri che ci aiutano, e niente, quest'estate ci è venuta questa idea un po' pazza di fare un centro estivo. Fare un centro estivo con gli artigiani, con gli artisti e tutti quelli che lavorano qui intorno a noi. Sono tanti, ci sono tanti artigiani, tanti artisti, e soprattutto ci sono questi ragazzi che non conoscevamo, perché sono qui da poco, e è stata una bellissima scoperta per noi e penso anche per loro, perché si sono trovati a fare cose nuove con bambini francamente piccoli. E niente, è stata una collaborazione veramente bella e speriamo di ripetere l'estate prossima. Grazie mille. Inoltre abbiamo realizzato in questo anno anche la presentazione della squadra femminile di pallavolo, il Battoncini Volley, i laboratori di Kidsbit, i laboratori di Weekend e uno spettacolo della compagnia teatro di Sacco. Purtroppo sono assenti, però ci piaceva citare tutti, perché tutti hanno reso lo spazio di Officine Fratti sempre più speciale. E, inoltre le collaborazioni in corso e i prossimi appuntamenti sono con Open Art Week e Arti City. Open Art Week è un evento che si svilupperà in contemporanea, diciamo, tra Perugia e Tunisi, un evento di arte contemporanea. E, che cosa noi centriamo noi con Open Art Week? Perché si troveranno nello spazio di sopra, e lo spazio di sopra sarà il punto informativo di tutto il festival. Gaia Toschi è la direttrice, che al momento è assente perché appunto si trova a Tunisi per sistemare il programma. E un'altra importante collaborazione dei prossimi mesi sarà con Arti City, con Antonietta Taticchi, a cui lascio la parola. Grazie Antonietta. Grazie a questa realtà, grazie al Comune che ha voluto fortemente realizzarla, perché io parlo come Presidente dell'Associazione Artisti, che è bottega artigiana del Centro Storico, che è nata nel 2009 con l'obiettivo e l'ambizione di, da una parte, promuovere i
laboratori artigiani che ci sono nella nostra città e che molti cercano e non trovano, e dall'altra per far nascere un nuovo spirito di essere artigiani e delle nuove realtà artigiane nel centro storico, considerandolo come il luogo ideale per questo tipo di attività di artigianato artistico, e nello stesso tempo considerando che il centro storico verrebbe veramente riqualificato e ridato un volto nuovo grazie alla presenza di questi laboratori artigiani, che oltretutto non dovrebbero essere solo laboratori di artigianato tradizionale, ma contemporaneo, che utilizzano nuove tecnologie ed innovativi. E quindi la presenza sicuramente di questo spazio è nella direzione proprio di questo progetto. Per questo noi subito abbiamo cercato di abbiamo scoperto che c'era questa cosa e abbiamo cercato, ci siamo proposti per la collaborazione massima. E in questo abbiamo anche cercato con l'associazione Priori di realizzare insieme dei progetti per la riqualificazione della via, e quindi per questo stiamo lavorando con grande passione e intensità. E nello stesso tempo l'associazione Bottega Artigiana Centro Storico dovrà organizzare in collaborazione con l'amministrazione, con tutte le realtà e gli enti della città e della regione, questo è il nostro desiderio, un evento proprio dedicato all'artigianato artistico, alla creatività, alle nuove realtà artistico. Dobbiamo fare l'evento finale, che quindi verranno i paesi, i rappresentanti dei paesi con i quali abbiamo collaborato per la realizzazione di questo progetto, e abbiamo pensato che di cogliere questa occasione per organizzare un evento di risonanza importante sull'artigianato artistico e il nuovo artigianato in questa città. E quindi contiamo sulla piena collaborazione su questi spazi e su tutti i laboratori che sono nel centro storico, proprio per capire se si può parlare di Perugia, che torna a essere quella che era la città del Perugino, delle botteghe del Perugino, la città conosciuta nel mondo anche e ancora per il suo artigianato e per la sua creatività. Grazie. Non vedo Lucia Fiumi, forse ha avuto un imprevisto e non è potuta venire. Volevo ricordare che con lei e con l'associazione Umbra della canzone e della musica d'autore, il 25 gennaio ha organizzato qua nel nostro spazio la manifestazione, la conferenza stampa della manifestazione Tournée. Questo è stato un po' un voler fare un elenco di tutto quello che abbiamo fatto. In contemporanea abbiamo portato avanti i nostri progetti, le nostre attività e abbiamo dato spazio a tutto quello che aveva qualcosa in comune con noi, che ci sentivamo di sostenere nel nostro spazio. Ora lascio la parola a Giulio, che prosegue per quanto riguarda i progetti futuri. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho l'arduo compito di raccontarvi nei prossimi 3 minuti la nostra visione per Officine Fratti da qui a 3 anni. Ora vorrei ribadire quanto detto da Elisa e da molti che hanno parlato finora, e anche quanto detto a dicembre durante l'inaugurazione, e soprattutto quanto immaginato da noi all'inizio del progetto, quando siamo fisicamente entrati in questi luoghi e abbiamo subito pensato di renderli disponibili alla città, di rendere appunto Officine Fratti aperto alla città e disponibile appunto agli eventi che abbiamo ospitato finora e agli eventi futuri. Se infatti pensiamo alla città come il luogo degli scambi per eccellenza, allora possiamo dire che Officine Fratti sta diventando un brano significativo della città di Perugia, proprio per il tenore degli scambi che ha ospitato e che ha l'ambizione di ospitare in futuro. Ora, io credo che il valore più grande di Officine Fratti sia stato nell'essere produttore di conoscenza. Il progetto sin dall'inizio è stato produttore di conoscenza, e questo l'ho visto durante gli eventi che abbiamo ospitato e soprattutto durante il PSPF, dove veniva gente da fuori, anche da fuori regione, e quindi è stata una specie di scoperta per le persone che entravano in questi spazi. È stata una specie di tour dove le persone appunto entravano, si interessavano alle nostre singole attività e portavano a casa una conoscenza maggiore, un approfondimento su quel determinato settore e
e su quella specificità che portiamo avanti, che ogni singolo porta avanti. È stato anche bello vedere come si è creata appunto una sinergia tra le opere d'arte contemporanee, le foto delle autrici e i nostri lavori. E quindi sì, una direzione che vogliamo intraprendere è proprio quella degli eventi, e quindi di ospitare eventi, occasioni d'arte contemporanea e di corsi di formazione in generale. Ora, sto perdendo un attimo il filo. Sì, per coltivare tutto questo, appunto abbiamo in questi mesi portato avanti un discorso, un dibattito interno tra di noi che ha avuto l'obiettivo di definire la domanda cosa fare gli uffici dei Fratti dopo appunto questa fase 1. Ok, la fase 2, il comunato d'uso gratuito, quindi la gestione nostra interna dei locali degli uffici dei Fratti. E in questi mesi abbiamo tirato fuori una direzione, abbiamo definito una direzione che si compone principalmente in tre ambiti. Giuseppe? Cioè, perfetto. Allora, il primo ambito che vedete è quello del workspace, è quello più banale, è quello appunto che abbiamo portato avanti sin da subito, è quello consolidato. Workspace inteso come postazioni, spazi di lavoro personali. Quello già interessante è quello del workshop, ovvero, quanto dicevo prima, la nostra ambizione è di portare avanti una collaborazione con realtà locali e non, quindi di far vivere questi spazi, di creare eventi, di creare occasioni d'arte contemporanea, di corsi e quant'altro. Abbiamo a disposizione questa sala, la galleria espositiva e la sala sopra. Il terzo ambito è uno di quelli, è l'ambito più innovativo, più nuovo, che è quello del co-working. Abbiamo pensato infatti di adibire la sala superiore a spazio di co-working generalista. Questo proprio per massimizzare lo scambio di idee con progettualità e individualità diverse dalla nostra. Questo non solo come fatto etico in generale, ma proprio per una crescita nostra, personale e professionale. Abbiamo pensato di installare 4 postazioni di sopra, 2 tipologie di desk, co-working generalista, quindi che ospiterà freelance o liberi professionisti, non di certo artigiani per un'ovvia morfologia degli spazi. Abbiamo già avuto richieste per questo e abbiamo conosciuto delle realtà importanti in questi mesi che ora vi presenterò, tra cui appunto Matteo Boila. Lui è un artista, è un artista che lavora lavora nel campo dell'animazione e ha anche collaborato con Sio, per chi non lo conoscesse, è uno dei quarti troppo alto. Perché vieni, vai. Piazzo, quindi che devo fare? No, vabbè, sì. Sì, è uno dei più grandi illustratori e massimo italiano, dai. La vostra parola. Allora, io ci avevo qui, aspetta. È difficile spiegare quello che c'è in mente perché quello che faccio io è una cosa abbastanza aliena, però ci tengo molto. Prima di mandare il video, volevo dire una cosa. Io sono stato negli ultimi 6 anni a costruire un progetto personale. Io praticamente faccio cartoni animati, stupidi tra l'altro, però ho costruito il lavoro sfruttando il web. Quindi io su YouTube ho iniziato, poi ho conosciuto appunto Sio, che è un ragazzo che fa cartoni su YouTube, Scottex, non so se lo conoscete, e tramite questa esperienza ho costruito quello che adesso è un lavoro. Mi è venuta questa idea di venire qua, perché io ho fatto la presentazione, ho visto lo spazio molto bello, ho detto vorrei fare un progetto dove insegno non solo le curiosità, prego, per partire col business, le curiosità che comunque la gente non conosce, ma come funziona, che è una cosa che... Allora, questa è una cosa simpatica, non so se si vede. Io in realtà dovrei andare in combo con il video, ma lascerò andare. Dicevo, l'idea che ci aveva era di costruire un progetto spiegando alla gente come funziona e come si possono costruire dei lavori e delle realtà. Adesso quello che vedete sono i video che ho fatto insieme a Simone, addirittura lui con YouTube si è fatto una carriera incredibile. Ha lavorato con l'ATA di Roma, era di storia tese, insomma adesso non inizia a fare il suo portfolio. E questo è un video che ho fatto per un suo fumetto, perché appunto il web si cambia per questo.
e io faccio anche le strisce settimanali. E adesso qua il cammino che ho fatto, ma era solo per farvi dare un'idea. Dicevo, questo spazio per me potrebbe essere estremamente importante per Perugia, per riqualificare e ripopolare il centro, perché un progetto come questo va incontro alle persone di qualsiasi tutte le età, e non solo perché è una cosa che comunque prende, perché è una cosa abbastanza, scusami, è abbastanza simpatica, no? Però va a lavorare dove c'è necessità, cioè il fatto che le persone non sanno come funziona. Io ho tante persone qua perciò che lavorano con internet, ma in questo ambito ci sono solamente io in Umbria, quindi come funzionano gli algoritmi di YouTube, Facebook, il SEO in generale di Google, sono cose che ci si costruisce il lavoro. Io adesso vi dico questa cosa qua, i miei colleghi al di fuori dell'Umbria costruiscono questa è una lezione che ho fatto a NID, i miei colleghi al di fuori dell'Umbria fanno dei corsi ben retribuiti che sono frequentatissimi, qua in Umbria manca. E la cosa bella per me di Perugia è che è costruita in modo tale da ospitare un simil festival del giornalismo versione web. Adesso sto uscendo un po' fuori contesto, ma diciamo che il prossimo anno, adesso io ne parlavo con i ragazzi qualche mese fa, mi piacerebbe portare avanti questo progetto insieme a loro e di sfruttare questo spazio al meglio. Se poi mi sono stato abbastanza chiaro, spero. E basta così? Okay. Perfetto, grazie. Pazzo rispetto a Matteo, abbiamo Marco Rocciami. Lui ha un progetto Airbnb, una nuova piattaforma sul turismo esperienziale in Umbria. Buonasera a tutti, io sono Marco Rocciami e a luglio insieme a due amici, Michele che è presente è lì, e un altro Marco che purtroppo questa sera non ci è potuto essere, abbiamo aperto una società che si chiama Airbnb. Ci occupiamo di turismo e in particolare del turismo esperienziale. Se mi mandi il video. Quello che è il turismo esperienziale, e cioè far fare ai turisti o comunque a qualsiasi tipo di avventore una esperienza basata sulla trasmissione del sapere e dell'attività che un artigiano o comunque qualsiasi persona che opera diciamo, anche a livello culturale può trasmettere. Ci siamo incontrati con i ragazzi di Officine Fratti proprio per questo motivo, perché a noi piaceva moltissimo, diciamo, l'idea di poter collaborare, e abbiamo trovato da parte loro questa voglia, diciamo, di aprire un po' le porte di qui a tutti, e stiamo piano piano, agosto permettendo ovviamente, ci sono state le ferie, stiamo piano piano creando una progettualità insieme per cercare di insieme a loro creare queste esperienze da poter fare fruire ai turisti e insomma comunque a tutte le persone che hanno interesse a provare fondamentalmente un'emozione, perché noi in prima persona abbiamo provato un'emozione con loro quando ci hanno raccontato quello che fanno e la voglia e la passione che ci mettono. E diciamo che trasmettere questo è comunque quell'effetto wow che ti porta poi a raccontare quando torni di quello che hai visto, di quello che hai fatto, e quindi magari un'occasione per rendere Officine Fratti e magari anche, speriamo, la città di Perugia un bel ricordo per i turisti. Anche grazie all'aiuto dei partner di progetto. Elisa prima ha fatto la lista della spesa, l'ha elencata tutti. Ne abbiamo una piccola rappresentanza, sono Sara Dall'Estro, Gabriele Piccini e Andrea Fora.
Con loro, con Sara e Gabriele, abbiamo curato gli scorsi eventi, quindi ci hanno aiutato nella logistica degli eventi, nell'organizzazione e anche nella scelta dei temi da trattare. Con Andrea Fora invece sia stato un discorso più intenso. Lui per noi è stato formatore, tutor, psicologo, angelo custode e anche e soprattutto facilitatore. E sì, con lui ancora stiamo concludendo un percorso di tutoraggio personale e ci sta aiutando a definire l'accesso al mercato e lo sviluppo del prodotto. Io inviterei prima Andrea. Angelo. Addirittura Angelo, cioè aspiro, vabbè questa sera aspiro. Ma io non ero neanche preparato a parlare per la verità. Ma io la prima cosa che direi è che invece vi ringrazio, perché è stata un'esperienza che inviterei molti dei miei colleghi a fare, perché a contatto con questi ragazzi in questo periodo c'è stata la possibilità di portarsi a casa tantissima motivazione, tantissima energia e la voglia di, come dire, di scoprire il mondo. E quindi io credo di avere un saldo molto positivo e molto più del vostro nel dare e nel ricevere. E noi abbiamo fatto un po' di cose belle, perché abbiamo lavorato con i sogni, con le speranze, con le paure, a dover elaborare il lutto del prima o poi affrontare questo passo e salto nel buio che da cui sembrava che non ci saremmo più ripresi. Invece piano piano siamo camminati anche lungo questo percorso e questo luogo offre tante potenzialità. Noi l'abbiamo scoperto piano piano insieme con una sfida che è molto difficile, perché questi ragazzi sono arrivati che non si conoscevano minimamente. Ognuno di loro ha un suo progetto. Quando voi pensate alle startup giovanili, la prima cosa che ci viene in mente sono le ipertecnologie, le high tech, cioè qui c'è qualcuno che recupera biciclette di 150 anni fa, o che cuce a mano, o che piuttosto lavora sugli intarsi medievali. Quindi la cosa bella è che abbiamo su queste generazioni le radici della volontà di ripercorrere un po' di storia, ma di farlo in chiave moderna. Questo luogo è il luogo più adatto per fare queste cose. La sfida che loro avranno e su cui stanno lavorando è di farlo diventare un piano economico, perché poi tutte le cose che ci stiamo costruendo, anche questo abbiamo voluto un po' esorcizzare, devono finire in dei file con dei numeri, i numeri dovrebbero essere saldi attivi e alla fine c'è questo cash flow che ci dovrebbe dire come Officine Fratti negli anni si può reggere economicamente. Le basi ci sono, loro sono fortemente motivati e credo che questo sia un bel regalo per la città, perché questa città ha bisogno di luoghi dove l'energia dei giovani possano trovare spazio. In questo caso devono trovare spazio necessariamente facendo i conti con un piano d'impresa che poi possa permettere loro e chi verrà di potersi sostenere anche dal punto di vista professionale e imprenditoriale. Noi abbiamo anche conosciuto esperienze di altre città che ci hanno raccontato come si può lavorare con la cultura, come si può trarre profitto con luoghi che possano produrre conoscenza e innovazione. E io credo, Sindaco, che un regalo alla città di questo tipo i ragazzi con tanta fatica lo stanno elaborando e quindi vanno incoraggiati e noi ci siamo, credo, tutti quanti. Bocca al lupo e grazie. Perché vedere veramente un percorso lungo come quello che avete fatto, che abbiamo fatto insieme, che avete fatto insieme agli altri partner, poi produrre tutte queste idee, tutte queste promesse, anche tutte queste veramente queste innovazioni, è fantastico. Ora, nello specifico, noi abbiamo seguito un po' la parte più come dire, materiale, insomma, delle cose.
perché sono arrivati gli 8 ragazzi completamente eterogenei, eravamo tutti gli educatori, cioè, completamente eterogenei tra loro, quindi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, bene, come costruiamo un percorso condiviso? Noi lavoriamo nel sociale. Che facciamo? Ci siamo guardati e ci siamo conosciuti. Ed è qui iniziato un po' il percorso che abbiamo fatto con i ragazzi. Perché il progetto, comunque il filo del progetto era la generazione e la rigenerazione urbana. Ora, se non crei il contesto in cui poi attecchiscono le idee di innovazione delle imprese, che rigeneri? E quindi abbiamo iniziato con tutto il lavoro di relazioni sul territorio, chi sono i nostri interlocutori, con chi dobbiamo andare a parlare, ma l'evento Facebook è sufficiente, non dobbiamo andare a telefonare, alziamo il telefono come una volta, oh ciao, ma ci vieni al nostro incontro? E quindi un po' questo. Poi capire cosa accomunava questi ragazzi, perché in realtà sono stati selezionati, però a monte insomma sicuramente c'è stata una scelta, ma loro non si conoscevano. Beh, loro sono un po' imprenditori perché hanno la capacità di sognare, un po' artigiani perché hanno la capacità di creare. Allora queste cose messe insieme dovevano poi produrre però un progetto condiviso. Abbiamo anche fatto lo sforzo di contestualizzare le competenze che loro poi hanno ritenuto necessarie, perché le esigenze sono venute fuori dal gruppo di lavoro dei ragazzi. E quindi andiamo a cercare chi ci può insegnare questo, chi possiamo invitare. Ci abbiamo esperienze similari alle nostre che hanno avuto successo? Sì, ci sono buone prassi? Allora vediamo loro come hanno fatto e vediamo applicate nel nostro contesto se possono funzionare. Quindi questo è stato un po' il lavoro che abbiamo fatto noi come operatori con loro. Il mio augurio è quello di tutto il gruppo dei resilienti, è quello di essere sempre resilienti, quindi adattarsi a contesti mutevoli, innovarsi e rimanere dietro il contesto pur cambiandolo. In bocca al lupo e grazie a tutti i partner, grazie al Comune di Perugia che ci ha permesso questa esperienza, che per noi comunque è stata molto importante. Grazie mille. Mi ha fatto sedare abbastanza da giù in poi. No, va bene, io ricordo solo una cosa, sono emozionato anche io come Sara e penso come loro, perché 15 giorni prima del bando ci ritrovammo, c'era l'assessore Fioroni e la Francesca del suo ufficio, la dottoressa Pedini, e poi dopo anche l'ufficio Informa Giovani, tutti insomma i membri del comune, a iniziare questo percorso. In 24 ore abbiamo organizzato il partenariato, questo progetto è partito, abbiamo fatto la riunione tra l'altro in una delle cooperative ospiti, in 2 giorni dopo abbiamo deciso di fare questo bando, e tutto è partito, tutto è andato. Tra l'altro abbiamo voluto partecipare perché Perugia era iscritta come città tra le città che potevano partecipare a questo bando, e tra l'altro non tutte le città, ma è stata l'intuizione iniziale anche della dottoressa Pedini, e il buon lavoro comunque fatto in questi anni anche dell'ufficio politiche giovanili dell'Informa Giovani. Ora, io credo che questo sia importante per un punto di vista, per un punto di vista centrale, è un modo diverso di fare e vivere le politiche giovanili, le politiche della città. Non sono più settoriali ma sono trasversali, loro vengono da competenze diverse, non sono i giovani classici che magari seguono un normale ufficio politica giovanile in qualsiasi comune, è un modo diverso partendo dalle competenze. L'oro del futuro sarà il capitale umano, io lo dico sempre questo, ma è proprio centrale, le idee saranno le competenze, quello che diceva il ragazzo prima, cioè tutto si gioca qui, è inutile parlare e girarci intorno, noi dobbiamo cercare di vivere e spendere i nostri soldi pubblici su questi temi. Perché se non li spendiamo sul capitale umano li sprecheremo, e questo è assolutamente centrale. E in questo tra l'altro abbiamo creato anche tanta partecipazione, questa sala ad ogni evento è stata quasi sempre piena, almeno sono venuto a 3-4 workshop, era più o meno piena, tutti gli aprendi ai fatti, il primo quando ancora c'era la selezione dei ragazzi, il successivo fatto quando, esatto, vabbè, diciamo che siamo cresciuti tutti quanti in questa esperienza. L'ultimo consiglio che do è che quando si vive un progetto si verifica se il progetto è andato o no. Molti progetti purtroppo quando finiscono sostanzialmente si stoppano per un motivo, perché non vanno avanti. Invece dalle ceneri di questo progetto è nata un'associazione, la realtà più grande, che porterà avanti tutti i contenuti portati avanti durante questi 2 anni di progetto. E questo è forse il bene più grande di un qualsiasi progetto, di una qualsiasi esperienza che lancia qualcosa, anche per non sprecare fondi pubblici. Perché questi alla fine sono fondi pubblici ministeriali che vengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ANCI. Creare mondi nuovi che ce la possano fare, che come diceva un po' anche Andrea Forra prima, possano sviluppare il proprio mondo attraverso le proprie forme di imprenditoria e crescere attraverso queste. Ecco, io vi auguro di essere protagonisti del vostro futuro e vi ringrazio perché avete concretizzato un sogno, un'idea che avevamo qualche anno fa, che grazie al vostro capitale umano e anche alla vostra intelligenza è diventato realtà. Grazie mille.
ci ha avvisato che ci sono in sala due commissari della commissione che ci ha esaminati, tra cui Luca Galletti, l'ingegner Luca Galletti e Jacopo Cossater. Quindi ringraziamo anche loro, perché è anche grazie a loro che siamo qui, appunto. Fare un applauso. Se vuole fare un intervento qua, io devo dire che l'abbiamo conosciuto circa un anno fa, è venuto qua durante Sharper, la notte dei ricercatori, l'ha portato per mano Massimiliano, ce l'ha fatto incontrare e devo dire che l'abbiamo trovato molto propositivo, era molto motivato, più di noi forse, ci credeva, abbiamo visto che ci credeva. E lo ringrazio e lo invito se vuole. Voglio portare anche l'assessore Piero. La custodia. Faremo in due, però. Intanto una bella soddisfazione ritrovarci qua con i fratti. Un anno ribattezzato, quindi ovviamente un ringraziamento lo rivolgo a Giulio, a Elisa e a tutti i ragazzi che sono qui presenti e anche a chi non è qui con noi oggi per i motivi che venivano prima indicati. Credo che sia stata una bella intuizione e una bella scommessa, per la quale faccio i complimenti a tutti coloro che vi hanno qui lavorato in questo tempo che ci è stato dato. A cominciare, è stato ricordato anche dai commissari severissimi Luca e Jacopo e anche gli altri, credo che abbiano davvero avuto anche loro una buona capacità di cogliere in voi tante belle potenzialità. Adesso ovviamente non conosco tutti coloro che hanno concorso, ma so per certo che qui dentro ci sono delle potenzialità, per certo perché si è visto in questi mesi tutto quello che qui si è mosso, ha preso vita, tante energie, e la cosa che anche altre. Da ultimo questi due ragazzi, Matteo Nacco, sembra che si sono qui presentati, e che diciamo è anche la loro testimonianza, un bel loro racconto, almeno impegnativo, però mi ha particolarmente colpito, perché poi c'è la mia custodia, che su questo magari supera ragionamenti più professionali, perché noi dal primo giorno abbiamo detto che questo era un qualcosa di sperimentale, che non doveva e poteva essere autoreferenziale e portarci ad esaurire il ragionamento limitato a questo luogo. Quindi dal primo giorno abbiamo detto questo è un qualcosa che sperimentiamo per questo luogo, per capire se questa realtà non poteva essere di utilità anche per il centro storico, come veniva prima detto, per questa area della città, sperimentale un po' per chi qui dentro si cimentava e muoveva i primi passi, spero, di un percorso molto lungo, ma doveva essere anche un qualcosa da verificare per progettualità più ampia sulla città. Allora perché mi hanno anche colpito questi due interventi? Perché ci sono anche altri luoghi sui quali se qua funziona, quindi se grazie a voi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, possiamo dire che questa è stata un'azione riuscita, potrebbero essere interessati da analoghe azioni. E c'è appunto il caso, no, dei cartoni animati di queste anche, non solo, sono tecnico, quindi anche dei documenti, insomma, di tutta questa grafica. E da lì c'è il centro delle grafiche avanzate sul quale si sta lavorando per Fontivegge, che speriamo, confidiamo, possa, su questo non mi comprometto, ma essere sbloccato appena possibile da questo inciampo temporaneo. Che anch'esso ha un po' questa missione,
cioè non solo di ospitare una biblioteca storica, ma di dare spazio a persone come voi, che hanno competenze, già una professionalità affermata e che hanno anche la voglia di trasmettere ad altri queste competenze. Ma c'è il co-working anche di Fontiveggio, sul quale poi anche Michele potrà dire di più. Mentre per quanto riguarda Marco, mi è venuto in mente il mercato coperto, comunque no? una diversa forma di turismo così esperienziale. Credo che il mercato debba avere questa anche capacità, non solo di diciamo, esporre dei beni, ma anche quella di trasmettere il valore di un territorio. Quindi penso che anche là noi potremmo lavorare per dare la possibilità ad un certo tipo di energie di esprimersi. Allora io la faccio a chiudere, non voglio ovviamente fare altro tempo. Però semplicemente quanto vi ho detto, per essere tutti consapevoli, il prossimo investimento è avere una tenda. Ma questo per essere tutti quanti noi più consapevoli dell'importanza di questa covata, di questa nicchiata. Qua si sta ragionando e si sta seminando insomma, qualcosa davvero di importante. E sono necessari questi luoghi, perché sennò probabilmente questo tipo di energie che voi anche oggi qua ovviamente andate a rappresentare probabilmente non avrebbero tutte le stesse opportunità. Io mi vengono in mente, no, quando tu accendi anche un'esperienza come Gabriele Risca, come Sara, quindi quando accendiamo il fuoco sui monti, anni passati, se stavi in cima a Monte Ventoso e accendevi il fuoco, uno ti si accendeva, se ti si accendeva si spengeva subito per l'esposizione, per gli eventi insomma, climatici. Cioè, e quindi bisognava ripararlo un po' questo fuoco, fare un castelletto, mettere delle pietre. Là io credo che questi luoghi e queste esperienze servono per riparare queste fiammelle che si accendono e consentire di diventare un fuoco, insomma, chi ha la capacità poi di sopravvivere anche a questo contesto che ha attorno a sé. Quindi davvero tanti auguri a voi, ma l'augurio è interessato, perché se voi riuscirete in questa scommessa, riuscirà anche Perugia a rigenerarsi e a poter essere anche, forse credo, d'esempio a tanti altri territori su questo tipo di nostre potenzialità. Grazie. Credo che il sindaco Romizzi ormai sia diventato il principale sostenitore di questo che è un modello di sviluppo. Quello che è stato fatto qui, quello che noi sogniamo di fare a Fontiveggio, ma sogniamo fare al mercato coperto, è un nuovo modo per creare sviluppo. L'innovazione non si crea più con le maniere di una volta, non si cresce sui mercati in maniera tradizionale. Oggi si deve cercare di creare dei luoghi dove in qualche maniera realtà molto diverse, soggetti molto diversi si incontrano e mettono insieme competenze. Non è un caso che noi abbiamo investito e stiamo investendo tantissimo non solo su Officine Fratti, che è il luogo dell'artigianato e dov'è la forza, l'abbiamo vista, mette insieme persone totalmente diverse, cerca di fare in modo che questo luogo si apra alla città, non sia chiuso in se stesso, e nasce innovazione. È quello che vogliamo fare a Fontiveggio. Io quando prima ho visto un animatore e uno che parla di storismo esperienziale, vi cito questi due casi perché è l'esempio di come la contaminazione funziona. Perché noi il mercato coperto lo stiamo pensando come il luogo dove dentro ci deve essere un co-working per cercare di creare innovazione nel turismo. Signori, noi siamo una regione che dovrebbe vivere di turismo e non c'è innovazione sul turismo. Non c'è innovazione. Io ho fatto un convegno recentemente, oggi in giro per il mondo, che cosa vendono? Quello che vi ha detto lui, vendono esperienze. Quindi se io vado a Bangkok posso comprare, andare a pesca con il pescatore, possono fare il giro dello street food per Bangkok, posso andare a casa a vedere come si cucina la cucina.
dare, vendere esperienze. Ditemi a livello strutturale chi dovrebbe occuparsi di turismo se questo a livello di politica turistica sia mai stato fatto. Allora, noi vogliamo creare dei luoghi dove queste idee trovano ospitalità, ma trovano un sistema in rete, perché magari lui, grazie all'animazione che fa l'altro ragazzo, Marco è, scusa, tu hai più memoria di me. Matteo e Marco si mettono insieme e allora possono magari promuovere questa attività in maniera più efficace, possono, perché? Perché magari può essere aiutata nella promozione, nella vendita del concerto. Hai chiamato le campagne? Lo stesso per il centro della grafica avanzata, per il co-working. Noi ricreiamo innovazione, ricreiamo un seme di impresa in questa maniera. Cosa deve fare la politica? Innanzitutto ascoltarvi, darvi dell'opportunità, perché qui noi dobbiamo investire su questo, sull'opportunità che diamo ai giovani. Non agire sui soliti meccanismi vecchi, noi siamo dei vecchi tromboni che dobbiamo lasciare spazio alle idee di giovani, farli mettere insieme, farli sviluppare nuove progettualità, capire come ci può essere innovazione in maniera diversa da come potremmo immaginarla noi, perché io credo che oggi, in questo divenire di questa presentazione, noi abbiamo visto come le arti si possano incontrare, gli eventi, no? La fotografia abbiamo visto, poi abbiamo visto come le idee possono dare un contributo. Voi immaginate insieme arte, idee, capacità artigianale, lo smanettone digitale, mettiamole tutti insieme. Ragazzi, ma qui non si crea un luogo, qui si crea una rivoluzione. E oggi le città che si sono sviluppate a livello mondiale sono nate con questi concetti, superando la funzione tipica che un luogo deve avere. Ma chi l'ha detto che un teatro debba essere visto solo con le poltrone e con la platea? Chi ha visto che, cioè, Rue de Rivoli, quando noi parliamo del nuovo Turreno, uno dei modelli che abbiamo visto come riferimento è Rue de Rivoli, dove appunto l'artigianato, l'arte si contaminano, perché l'innovazione parte da questo. Noi organizzeremo un convegno proprio su ecosistemi urbani per l'innovazione in occasione del gemellaggio con Seattle. Perché? Perché porteremo le esperienze di Seattle a confrontarle con quelle di Perugia, per capire perché lì è nata tanta innovazione, perché i milionari sono tutti lì, perché si vive bene, no, piove quasi tutti i giorni all'anno, una città veramente terribile dove vivere Seattle. E qua città si fa... Questo tagliamo, No, lo tagliamo, una città bellissima. Io l'adoro, ma il clima non è una condizione, eppure si è creata innovazione. Perché? Perché Seattle è piena di questi luoghi, perché ci sono i caffè dove la gente si incontra, anche i caffè. Quindi io vi dico grazie, ragazzi, perché per me questa qui è stata innanzitutto un antidepressivo alla politica, perché vi assicuro, 4 anni a fare l'amministratore, ogni tanto incontrai quelli di Officine Fratti e ti ricordai. Oggi poi questo antidepressivo in questa giornata per me è stato particolarmente importante, perché stiamo proprio combattendo battaglie per far sì che altri luoghi come questi possano nascere. Quindi io vi ringrazio perché avete dato un senso a 4 anni di missione. Quindi se esiste un posto come Officine Fratti, non avevo fatto niente, ma abbiamo dato, secondo me, già un obiettivo di mandato, perché abbiamo realizzato un'opportunità, un luogo che viene percepito come tale, di cui si parla e che io vivo anche con un pelo di entusiasmo e, consentitemi, e anche di emozione, perché vuol dire che qualcosina in questi 4 anni l'abbiamo lasciata alla città. Oggi sento parlare tante volte di un luogo che viene lasciato alla città. È vero, un luogo, ma soprattutto un incubatore di idee, un'idea, una visione, non è un luogo, perché Officine Fratti più che un luogo è una visione di città. Grazie ancora, ragazzi, buon lavoro. Grazie a tutti, vi inviterei al classico aperitivo che ormai è consuetudine, possiamo spostarci là. Grazie a tutti. Grazie.